Beh, intanto ringrazio Maurizio Viccari che mi ha invitato in Calabria. Parliamo da 2 anni, non siamo mai riusciti a trovare una data giusta. Finalmente l'abbiamo trovata, perché mi trovavo qui in Calabria, quindi mi ha voluto fortemente qui. Ringrazio Maurizio. E poi, ovviamente, la Calabria, sai perfettamente che è juventina, no? La Calabria, abbiamo vinto anche uno scudetto a Catanzaro nel 1982, quindi per noi della Juve, che abbiamo giocato per tanti anni in questa grande società, venire in Calabria è come ritornare in casa e rivedere i nostri fan che ci hanno ovviamente sostenuto per tanti anni. Beh, un po' cambiato, è un altro calcio, un calcio più veloce, più resistente, con più forza fisica. Invece credo che quel calcio che noi abbiamo giocato in quegli anni 70-80 sia stato un calcio spettacolare, perché sai perfettamente che tutto il mondo voleva venire a giocare in Italia e i più grandi giocatori del mondo sono arrivati in Italia, quindi sono state delle annate favolose, perché in Italia abbiamo visto dei grandissimi campioni ed era un calcio più tecnico. Invece anche ora tutte le specialità sportive si sono evolute nella corsa, nella velocità, nella resistenza. Noi avevamo più che altro più tecnica, in generale parlo, e poi ovviamente le altre doti venivano dopo, come la velocità, la corsa, la resistenza. Però prima spiccava la tecnica, per un calciatore era molto importante nel mio periodo. Non vivo sicuramente di ricordi, però non posso dimenticare il mio passato, che è stata una parte della mia vita bellissima, e quindi credo che tornare indietro nel tempo mi fa ritornare indietro a dei ricordi fantastici, forse il periodo più bello della mia vita. E vivo lavorando, collaboro con RAI, Radio 1, dove faccio calcio minuto per minuto. E poi faccio un'altra trasmissione che si chiama Zona Cesarini, e poi sabato e domenica sport, quindi praticamente faccio un po' di tutto, campionato, Coppa Italia, Europa League e Champions League. Non era sicuramente un sergente di ferro, anche perché era un mediatore. E quindi chi ha conosciuto Trapattoni sa perfettamente che ha sta fama di duro, ma non era così, era un grande mediatore. E poi mi ha voluto anche come assistente suo per 4 anni, quando ho smesso di giocare, 3 anni nella Juve e 1 anno a Cagliari, quindi ho avuto un bellissimo rapporto. Il merito, secondo me, della società, è una società che ha programmato e avanti rispetto alle altre società di parecchio, ed è una società seria, come abbiamo sempre detto e come io ti posso confermare negli anni che ci sono stato io, e quindi si tramanda da padre in figlio. E credo che questi 9 scudetti ovviamente sono tutti meritati, perché sono frutto di lavoro, di programmazione, di serietà. Però c'è una lacuna che bisognerebbe colmare, che è quella della Champions League, che la Juve deve rivincere dopo le 2 vittorie fatte a Bruxelles e l'altra a Roma, ed è quello che ovviamente sognano i tifosi della Juve, perché ha tantissimi scudetti, però poche coppe dei campioni, perché poi ha vinto anche Coppa delle Coppe, Coppa UEFA, Coppa Intercontinentale, perché la Juve non è che non ha vinto, ma il sogno dei tifosi della Juve è ritornare a vincere quella competizione che ormai manca, mi sembra, da 24 anni. Una volta Sarri, una volta Allegri, una volta un altro, una volta quell'altro. Qui il problema è da 24 anni che la Juve non vince una competizione europea. E io credo, ne sono convinto, che questa società debba investire di più
all'estero, comprando i giocatori all'altezza, come fanno le altre squadre importanti come sono Real Madrid, Barcellona, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Manchester City. Ha bisogno di giocatori che abbiano quel tasso di tecnica in più e esperienza che poterli fare fare il salto di qualità. In questo momento in Italia la Juve è la più forte, però il gap si sta accorciando perché tutti gli anni, dopo 9 anni, ovviamente le altre squadre si stanno aggiornando e stanno cercando di crescere. Però in Europa questo gap rimane nei confronti di queste grandi squadre e la Juve, secondo me, a parte i saldi o i parametri zero, che spesse volte fa operazioni di questo genere, dovrebbe investire più a comprare dei giocatori più importanti e non mandar via gente come Pogba e Vidal, che potevano essere sicuramente importanti in una squadra che mira a una competizione europea come la Champions League. Sicuramente l'avvocato ha lasciato il segno, ma aveva un uomo come Boniperti che era bravo nel gestire una società come la Juve. Ha fatto il calciatore, ha fatto il dirigente, forse è stato il miglior dirigente italiano che abbiamo avuto nel calcio, Boniperti. E ovviamente l'avvocato ne andava fiero e i risultati si sono visti negli anni. Poi Boniperti è uscito di scena ed sono subentrati ovviamente la parentela, no? Andrea è un ragazzo giovane, voglioso, e va in sede la mattina alle 7 ed esce la sera alle 7, quindi è uno che ha voglia di lavorare e si vede nel tempo che ha fatto bene, però ripeto, deve migliorare sicuramente sotto l'aspetto europeo. Deve fare questo salto di qualità che finora non ha fatto e deve cercare di migliorare questa squadra sotto l'aspetto tecnico per fare questo salto di qualità che ancora manca. Tutto sta lì, perché tutto gira nella qualità della squadra e questo fa sì che fa migliorare l'allenatore, la società e tutta ovviamente l'entourage Juventus, è tutto lì. Non ha esperienza, Pirlo ha un'esperienza calcistica importante, è stato un giocatore fantastico, però sa, poi l'allenatore è diverso, fare l'allenatore è confrontarsi anche coi giocatori, perché in questo momento l'allenatore deve essere bravo anche nella gestione dello spogliatoio e quando hai 30 giocatori gestirli non è facile, specialmente se appartengono tutti a nazionali della propria nazione, quindi hanno bisogno di giocare per mantenere il loro posto in nazionale e quindi diventa difficoltoso. Io credo che ancora possono cambiare gli allenatori che vogliono, ma il problema è sempre quello, la qualità della squadra. Li hanno cambiati da Conte, Allegri, Sarri, non è cambiato niente. Cristiano Ronaldo, che è un valore aggiunto, ma il risultato è stato sempre quello. Quindi c'è qualcosa da fare di meglio, elevare il tasso dei giocatori, tecnico dei giocatori, è quello che la Juve deve fare, come dicevo prima. C'è bisogno di messaggi, l'accoglienza che ha avuto qui è difficile da trovare in tante parti d'Italia, gente che vive di Juventus, è venuto a vedere tante partite, tutti mi dicono che sono fan della Juventus, che hanno fatto percorso tantissimi chilometri per sostenerci, come si fa a non accontentarli? Ringrazio Maurizio Vicari che per 2 anni non siamo riusciti a concordare una data, finalmente ci siamo riusciti e ne colgo l'occasione per ringraziarlo. Di questa magnifica serata, di questa premiazione alla carriera. Auguro ovviamente anche ai tifosi calabresi che qualche squadra calabrese o siciliana torni in Serie A da poter fare meno chilometri e vedere la Juventus giocare. Quindi ringrazio dell'accoglienza e ricordo che qui c'è un mare splendido dove ho visto in poche parti d'Italia.
e beati voi che potete godervi questo mare che è veramente spettacolare. E grazie dell'invito. Lo sai. Okay. Questa è la maglia celebrativa della festa che si terrà lunedì prossimo per la nostra promozione. Grazie. Sei il primo a raggiungere fresca fresca arrivata. La indosserò volentieri. Come no? Per noi è un onore. Con orgoglio. Per noi è un orgoglio. È un bocca al lupo veramente. Grazie. Lupo e grazie, grazie. 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 Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Buon bagno. Beh, intanto ringrazio Maurizio Viccari che mi ha invitato in Calabria. Parliamo da 2 anni, non siamo mai riusciti a trovare una data giusta. Finalmente l'abbiamo trovata perché mi trovavo qui in Calabria, quindi mi ha voluto fortemente qui. Ringrazio Maurizio. E poi, ovviamente, la Calabria, sai perfettamente che è juventina, no? La Calabria, abbiamo vinto anche uno scudetto a Catanzaro nel 1982, quindi per noi della Juve, che abbiamo giocato per tanti anni in questa grande società, venire in Calabria è come ritornare in casa e rivedere i nostri fan che ci hanno ovviamente sostenuto per tanti anni. Beh, un po' cambiato, è un altro calcio, un calcio più veloce, più resistente, con più forza fisica. Invece credo che quel calcio che noi abbiamo giocato in quegli anni 70-80 sia stato un calcio spettacolare, perché sai perfettamente che tutto il mondo voleva venire a giocare in Italia e i più grandi giocatori del mondo sono arrivati in Italia, quindi sono state delle annate favolose, perché in Italia abbiamo visto dei grandissimi campioni ed era un calcio più tecnico. Invece anche ora tutte le specialità sportive si sono evolute nella corsa, nella velocità, nella resistenza. Noi avevamo più che altro più tecnica, in generale parlo, e poi ovviamente le altre doti venivano dopo, come la velocità, la corsa, la resistenza. Però prima spiccava la tecnica, per un calciatore era molto importante nel mio periodo. Non vivo sicuramente di ricordi, però non posso dimenticare il mio passato, che è stata una parte della mia vita bellissima, e quindi credo che tornare indietro nel tempo mi fa ritornare indietro dei ricordi fantastici, forse il periodo più bello della mia vita. E vivo lavorando, collaboro con Rai Radio 1, dove faccio faccio calcio minuto per minuto. E poi faccio un'altra trasmissione che si chiama Zona Cesarini, e poi sabato e domenica sport. Quindi praticamente faccio un po' di tutto, campionato, Coppa Italia, Europa League e Champions League. Non era sicuramente un sergente di ferro, anche perché era un mediatore. E quindi chi ha conosciuto Trapattoni sa perfettamente che ha sta fama di duro, ma non era così, era un grande mediatore. E poi mi ha voluto anche come assistente suo per 4 anni, quando ho smesso di giocare, 3 anni nella Juve e 1 anno a Cagliari, quindi ho avuto un bellissimo rapporto. Il merito secondo me è della società, è una società che ha programmato, è avanti rispetto alle altre società di parecchio, ed è una società seria, come abbiamo sempre detto e come io ti posso confermare negli anni che ci sono stato io, e quindi si tramanda da padre in figlio, e credo che questi 9 scudetti ovviamente sono tutti meritati, perché sono frutto di lavoro, di programmazione, di serietà. Però c'è una lacuna che bisognerebbe colmare, che è quella della Champions League, che la Juve deve rivincere dopo le 2 vittorie fatte a Bruxelles e l'altra a Roma, ed è quello che ovviamente sognano i tifosi della Juve, perché ha tantissimi scudetti, però poche coppe dei campioni, perché poi
ha vinto anche Coppa delle Coppe, Coppa UEFA, Coppa Intercontinentale, perché non è, Juve non è che non ha vinto, ma il sogno dei tifosi della Juve è ritornare a vincere quella competizione che ormai manca, mi sembra, da 24 anni. Una volta Sarri, una volta Allegri, una volta un altro, una volta quell'altro. Qui il problema è da 24 anni che la Juve non vince una competizione europea. E io credo, ne sono convinto, che questa società debba investire di più all'estero, comprando i giocatori all'altezza, come fanno le altre squadre importanti come sono Real Madrid, Barcellona, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Manchester City. Ha bisogno di giocatori che abbiano quel tasso di tecnica in più e esperienza che poterli fare fare il salto di qualità. In questo momento in Italia la Juve è la più forte, però il gap si sta accorciando, perché tutti gli anni, dopo 9 anni, ovviamente le altre squadre si stanno aggiornando e stanno cercando di crescere. Però in Europa questo gap rimane nei confronti di queste grandi squadre, e la Juve, secondo me, a parte i saldi o i parametri zero, che spesse volte fa operazioni di questo genere, dovrebbe investire più a comprare dei giocatori più importanti e non mandar via gente come Pogba e Vidal, che potevano essere sicuramente importanti in una squadra che mira a una competizione europea come la Champions League. Sicuramente l'avvocato ha lasciato il segno, ma aveva un uomo come Boniperti che era bravo nel gestire una società come la Juve. Ha fatto il calciatore, ha fatto il dirigente, forse è stato il miglior dirigente italiano che abbiamo avuto nel calcio, Boniperti. E ovviamente l'avvocato ne andava fiero e i risultati si sono visti negli anni. Poi Boniperti è uscito di scena ed sono subentrati ovviamente la parentela, no? Andrea è un ragazzo giovane, voglioso, e va in sede la mattina alle 7 ed esce la sera alle 7, quindi è uno che ha voglia di lavorare e si vede nel tempo che ha fatto bene, però ripeto, deve migliorare sicuramente sotto l'aspetto europeo. Deve fare questo salto di qualità che finora non ha fatto e deve cercare di migliorare questa squadra sotto l'aspetto tecnico per fare questo salto di qualità che ancora manca. Tutto sta lì, perché tutto gira nella qualità della squadra, e questo fa sì che fa migliorare l'allenatore, la società e tutta, ovviamente, l'entourage di Juventus. È tutto lì. Non ha esperienza. Pirlo ha un'esperienza calcistica importante, è stato un giocatore fantastico, però sa, poi l'allenatore è diverso. Fare l'allenatore è confrontarsi anche con i giocatori, perché in questo momento l'allenatore deve essere bravo anche nella gestione dello spogliatoio, e quando hai 30 giocatori gestirli non è facile, specialmente se appartengono tutti a nazionali della propria nazione, quindi hanno bisogno di giocare per mantenere il loro posto in nazionale, e quindi diventa difficoltoso. Io credo che ancora possono cambiare gli allenatori che vogliono, ma il problema è sempre quello: la qualità della squadra. Li hanno cambiati da Conte, Allegri, Sarri, non è cambiato niente. Cristiano Ronaldo, che è un valore aggiunto, ma il risultato è stato sempre quello. Quindi c'è qualcosa da fare di meglio: elevare il tasso dei giocatori, tecnico dei giocatori, è quello che la Juve deve fare, come dicevo prima. C'è bisogno di messaggi. L'accoglienza che ho avuto qui è difficile da trovare in tante parti d'Italia. Gente che vive di Juventus
è venuto a vedere tante partite, tutti mi dicono che sono fan della Juventus, che hanno fatto percorso tantissimi chilometri per sostenerci. Come si fa a non accontentarli? Ringrazio Maurizio Piccari, che per 2 anni non siamo riusciti a concordare una data, finalmente ci siamo riusciti, e ne colgo l'occasione per ringraziarlo di questa magnifica serata, di questa premiazione alla carriera. E auguro ovviamente anche ai tifosi calabresi che qualche squadra calabrese o siciliana torni in Serie A, da poter fare meno chilometri e vedere la Juventus giocare. Quindi ringrazio dell'accoglienza e ricordo che qui c'è un mare splendido dove ho visto in poche parti d'Italia, e beati voi che potete godervi questo mare che è veramente spettacolare, e grazie dell'invito. Lo sai, okay. Questa è la maglia celebrativa. Bella. Della festa che si terrà lunedì prossimo per la nostra promozione. Grazie. Sei il primo arancello fresca fresca arrivato. La indosserò volentieri. Come no? Ecco. Per noi è un onore. Con orgoglio. Per noi è un orgoglio. È un bocca al lupo, veramente. Grazie. 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 Grazie a voi. A tutti, grazie. Ciao. Buon bagno.